Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in via Dante, angolo via Bucari, e ho alle mie spalle vedete, una comunicazione da parte dell'amministrazione comunale attraverso ovviamente dei manifesti, attraverso l'affissione pubblica. Non so se c'è da ridere o da piangere, ma i caratteri sono così piccoli, così microscopici, che sono di fatto illeggibili. Non so se c'è da ridere o da piangere. È certamente uno spreco di denaro pubblico, perché fare pubblicare dei manifesti che poi sono illeggibili, perché i caratteri, lo ripeto, sono microscopici, sono piccolissimi, è una perdita di soldi, oltre che mi sembra un qualcosa di assolutamente illogico. Guardate, vi leggo, veramente ho gli occhi arrossati, perché leggere dei caratteri così piccoli sforza davvero la vista. Vediamo cosa è scritto. Questo serve come test di lettura, magari gli oculisti, caro dirigente Netti, dirigente del patrimonio, potrebbero fare i test, no? Per la lettura da vicino e da lontano con questi manifesti. Leggiamo, io ho un ottimo oculista, il dottor Cataldo, e quindi riesco a leggere, pur sforzandomi ovviamente. Comune di Taranto, direzione patrimonio, avviso pubblico. Rendo noto che è in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto approvazione progetto definitivo con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del combinato disposto e quant'altro, e c'è qui, vedete, tutta una serie di nominativi, lo vedete, è davvero incredibile. È una comunicazione da parte della direzione patrimonio firmata dal dirigente architetto Cosimo Netti. Ora io dico, le responsabilità di questa scelta incredibile, il patrimonio, perché indubbiamente avrà dato dei formati che sono piccolissimi, ma anche evidentemente non so chi è preposto al discorso, al controllo da parte dell'amministrazione comunale per quanto riguarda le affissioni, perché di fatto qui ci sono tutta una serie di nomi che sono piccolissimi, microscopici, illeggibili, ma si poteva in un manifesto così piccolo condensare tutti questi nominativi che sono illeggibili? Cioè, io sfido chiunque a voler leggere il manifesto e andare soprattutto nella parte alta. Vedete qui sopra, si legge qualcosa? Architetto Netti, si legge qualcosa? Architetto, io la stimo, lei è dirigente del patrimonio, ma ci sono questi manifesti con il suo nome, cioè con lei in quanto dirigente del patrimonio, e qui non si legge niente. Che li abbiamo messi a fare, architetto Netti? Che li abbiamo messi a fare? Ma stiamo scherzando? Guardate, nella parte alta io voglio leggere il nominativo di questo che sta qui. Qualcuno lo legge? Già non ci arrivo io, guardate, devo saltare, consentitemi, guardate. Guardate, si salta, guardate. Si legge qualcosa? L'operatore lo sta ingrandendo con lo zoom. Ma dobbiamo ridere o dobbiamo piangere? Questo è spreco di denaro pubblico, perché i manifesti costano e sono stati messi manifesti che praticamente non consentono di leggere, visti i caratteri così piccoli. Non lo so, siamo veramente al paradosso, all'assurdo. Spreco di denaro pubblico, manifesti illeggibili. E allora, architetto, lei potrà dire, io ho dato i nominativi, poi li hanno fatti stampare in maniera ridicola, in maniera invisibile di fatto, però la responsabilità è anche sua, perché a un certo punto ci sono dei manifesti col suo nome come responsabile del patrimonio, massimo responsabile della direzione patrimonio, e poi il manifesto non è leggibile. Con chi ce la prendiamo? Ecco, abbiamo un cittadino che sta camminando, sta passando, ma io non ce la faccio a leggere di sopra. È piccolissimo. Devo mettere. No, ma neanche gli occhiali, non basta. Non basta. No. Leggi, no, 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 no. Ma dove è scritto anche piccolo? Qui dovevamo prendere la scaletta. La scala, allora io prendo la scala, o magari. Ecco.
Magari potrei fare così, dovrei salire qui sopra, però questo... Comune, come devono consumare i soldi comuni? Ma le cose necessarie, la pulizia della strada, non diciamo queste fesserie, sono cose necessarie, va bene. Ma prima... sono soldi che si spendono. Giusto. Vedete. Ma purtroppo. Io per leggere dovrei salire qui sopra, però ho paura di... Leggere di grandimento. Ma neanche, perché bisognerebbe salire qui sopra, bisognerebbe fare così, guardate. Sì. È possibile? Non è... Vergogna. Lo diciamo? Vergogna! Perché c'è dove c'è un'altra cosa? La polizia, dove c'è la polizia? Dove quella è stata il giorno 12, qua non hanno fatto la polizia. Le cacate dei cani! Vedete, il cittadino è giustamente stanco, ma questo è un caso da Striscia la Notizia.